3 arresti all'alba nel Cilento per usura ed estorsione. I militari della Compagnia Carabinieri di Agropoli, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, 2 in carcere e 1 ai domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale procura. L'attività investigativa, condotta dalla sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Agropoli, riguarda episodi di usura ed estorsione ai danni di alcune vittime, fra cui un imprenditore cilentano. Gli episodi risalgono al 2021. Attraverso una minuziosa e approfondita attività di indagine è stato possibile ricostruire l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, tutti appartenenti a una famiglia di una comunità rom dimorante in Agropoli, che gestivano individualmente i propri canali usurai, concedendo ingenti somme di denaro in prestito. La consegna avveniva in contanti, così come la restituzione delle somme, cui venivano applicati tassi di interesse usurai. Nel corso dell'attività sono stati sottoposti a sequestro anche dei fogli su cui erano annotati i nomi degli indagati, con indicazioni delle cifre concesse in prestito unitamente alle modalità di restituzione delle somme. Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria è stato possibile impiegare anche una unità cinofila, specificatamente impiegata per la ricerca della valuta